Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati da nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la Cooler Master Master Keys Lite L nella variante solo tastiera. Come più sapranno, in commercio è disponibile anche il set combo dotato anche di relativo mouse. Cooler Master ha proposto soltanto la tastiera per coloro che già hanno un mouse dedicato per il lavoro o per il gioco. Partendo dalla confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa della tastiera con la retroillumazione RGB, ci viene ricordato anche da questo logo con la scritta RGB, è una tastiera meccanica che quindi fonde la tecnologia membrana a quella meccanica. Possiamo osservare anche la struttura dello switch ibrido che è presente sulla tastiera. E i caps sono compatibili CRMX, quindi potremo eventualmente acquistare dei caps personalizzati e sostituirli tranquillamente sulla tastiera. E il layout di girazione italiano, come ormai Cooler Master ci ha abituati. Nel retro della confezione troviamo ulteriori informazioni riportate in diverse lingue. All'interno della confezione stessa troveremo un classico manuale di istruzioni. All'interno troveremo le diverse combinazioni che ci daranno modo di usufruire delle funzioni avanzate della tastiera. Ed infine troviamo la tastiera stessa, la Cooler Master Master Keys Lite L. Come possiamo osservare, il design è sempre classico ed elegante, una colorazione full black di tipo opaco. Layout di digitazione, come abbiamo già detto, è italiano, ma lo possiamo vedere ovviamente dal tasto invio a L rovesciata. Come dicevamo, anche la Master Keys Lite L è dotata di tasti multimediali e di tasti avanzati e scusate, di tasti multimediali e di tasti dedicati alla personalizzazione della retroilluminazione e di altre funzionalità. Possiamo osservare quelli multimediali presenti sopra le freccette direzionali. Nella parte di sinistra possiamo osservare invece quelli che ci daranno modo di cambiare il colore oppure di eventualmente variare l'intensità di un singolo colore, quindi del rosso, del verde o del blu con i tasti F2, F3 e F4, ovviamente sempre in combinazione al tasto funzione Fn, presente nella parte di destra vicino al logo della Cooler Master. A seguire troviamo i tasti per cambiare gli effetti di luce, quelli per la velocità, il verso in cui devono essere eseguiti. A seguire ancora troviamo i tasti per avviare una ripetizione del tasto più maggiore o minore, il tasto per attivare e disattivare il tasto Windows in gioco, insomma le classiche caratteristiche e funzionalità che troviamo anche nelle altre tastiere meccaniche e non di recente produzione. Ci spostiamo nel retro della tastiera, dove possiamo osservare il classico design, il classico layout. Troviamo nella parte alta dei generosi piedini in plastica con un rivestimento antiscivolo che potremo aprire per agevolare la digitazione. Eventualmente, non volessimo utilizzare i piedini, troviamo anche nella parte inferiore altri piedini in gomma per assicurare saldamente la tastiera sul piano di lavoro. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è un classico corrugato in gomma. Il connettore USB non è placcato oro. Vi mostriamo ulteriormente la tipologia di switch ibrido che abbiamo già visto con altre tastiere ibride già recensite. Come possiamo osservare, la struttura è la classica. Nella parte superiore troviamo una struttura di plastica, mentre internamente troveremo un foglio dove ci sarà un contatto che azionerà appunto l'input del tasto della funzione che noi eseguiremo. Come possiamo osservare, la struttura, scusate, è relativamente simile, identica a quella di CRMX. Possiamo osservare anche il caps nella parte interna e quindi potremo, come abbiamo già detto, sostituire questi caps con determinati caps personalizzati e quindi personalizzare ulteriormente la tastiera. Con questo è tutto, vi mandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto allo staff.